Bonaccio a Schignano, nel comune di Vaiano, la location per la presentazione della stagione 2020 per la Roma Italia Basso Bike Vaiano. La formazione, cara al presidente Stefano Giugni, può contare come sempre su uno zoccolo duro di atlete, su tutta la lituana Rasa Leleivte, che avrà il compito di guidare la formazione anche per quest'anno nella categoria delle elite, con una bella amalgama tra nuove e riconfermate. Le riconfermate: Michela Balducci, Letizia Borghesi, Angelica Brogi, Carmela Cipriani, Giulia Marchesini, Emilia Matteoli e Gemma Sernissi, con alcuni nuovi innesti. Le nuove della categoria, la figlia d'arte Sofia Colinelli ed Elena Lucchinelli, e insieme a loro anche Anastasia Carbonari, Nicole D'Agostin e la lituana Silvia Pacevicene. Tra queste atlete anche una formazione juniores diretta da Stefano Bigozzi, che può contare sulle riconfermate Asia Mazzuola e Ilenia Bigozzi insieme alla nuova Giada Borghesi. Riconfermato anche lo staff della formazione, con Paolo Baldi e Matteo Ferrari alla guida della formazione delle elite, con un programma che è già sicuramente molto interessante. Esordio in Europa in due appuntamenti per i quali hanno già ricevuto l'invito. L'esordio invece, per quanto riguarda il territorio italiano, sarà alle Strade Bianche, ormai come avviene un po' da qualche stagione. L'augurio è quello di ripetere l'ultima stagione, che è stata foriera di buonissimi risultati, alla presenza di personalità del mondo dello sport, del ciclismo e anche della stessa amministrazione comunale, tra tutti il sindaco di Vaiano Primo Bosi. Si è presentata quindi la formazione per la stagione 2020. Non resta che fare loro un grosso in bocca al lupo, e adesso vi lasciamo alle interviste che abbiamo realizzato per voi. Sofia Collinelli, un doppio battesimo per te oggi qui a Vaiano, l'ingresso nella categoria Elite, il ben arrivato in casa Roma Italia Basso Vaiano, una giornata di sorprese per te, che sei pronta ad entrare nella categoria maggiore del ciclismo femminile, quella delle donne elite, con un palmarès davvero invidiabile, conquistato a suon di risultati nelle categorie minori. Sì, sono molto contenta di essere qui al Vaiano e in questi anni ho lavorato molto, mi sono contraddistinta e sono molto contenta. E abbiamo appena finito il ritiro con la squadra, mi sono trovata molto bene, non vedo l'ora di iniziare a correre. Tante ragazze giovani come te, il giusto spirito, il giusto entusiasmo e un'attività che ti attende davvero di primissimo piano. Sì, esatto, settimana prossima, sabato, partirò per Dubai, dove correrò 4 tappe del Tour degli Emirati. Sono molto motivata e speriamo bene. Rasa Leleivite, il 2020 alle porte, l'anno dei Giochi Olimpici che ti aspetta e ti vedrà i nastri di partenza con Aroma Italia Basso Vaiano, una stagione intensa in una squadra che ormai per te è una seconda famiglia. Sì, sono molto contenta, è dal 2011 che sono qua, la stagione inizia presto quest'anno e Giugni ci ha fatto calendario molto lungo per poter entrare nella condizione giusta per le gare più importanti nelle classiche in Belgio e Olanda. Poi si fa un attimino di riposo, si riparte con Giro Italia e poi Olimpiadi. La tua esperienza accumulata negli anni ormai ti fa diventare il punto di riferimento per tante ragazze, anche molto giovani, che passano nella categoria elite, arrivate in squadra quest'anno. Sì, diciamo, anni vuol dire tanto, però esperienza, si impara, ogni anno si impara sempre qualcosa e poi queste giovani ragazze hanno anche di insegnare tanto. Thank you.
Letizia Borghesi, la grande sorpresa vincente dell'ultima edizione del Giro d'Italia, la tua bellissima vittoria portata in casa Romitalia Basso Vaiano nella Corsa Rosa del 2019. Il 2020 sarà l'anno della riconferma per te e per la squadra. Sì, il 2019 è stato un anno veramente positivo, sono riuscita a fare una bellissima vittoria al Giro Rosa, ma anche a ottenere grandi piazzamenti nelle classiche del Nord, come al Brabante, e poi a fare grandi fughe anche agli italiani, che purtroppo non si è riuscita a concludere bene. E quindi guardo in modo positivo a questo 2020, penso di essere cresciuta rispetto all'anno scorso, maturata, e quindi di partire già da una base superiore, e quindi spero veramente di riuscire a ottenere grandissimi risultati e fare delle belle prestazioni. La squadra, che già lo scorso anno ha dimostrato molto di credere in te, ti vedrà ancora tra i punti e i perni fondamentali dell'organico di quest'anno. Sì, ho avuto la fortuna di avere intorno a me persone che hanno sempre creduto nelle mie potenzialità e che mi hanno dato tanta fiducia in me stessa, mi hanno veramente fatto credere in me, e questo è stato fondamentale per i risultati che ho ottenuto. Certamente un'altra tappa del Giro d'Italia è tra i tuoi obiettivi, ma credo che ci siano altre corse dove potresti veramente lasciare il segno. Sì, a me piacerebbe moltissimo lasciare il segno nelle classiche del Nord, perché mi piace tantissimo il pavé, i muri del Nord e anche il clima nordico, quindi spero di far bene alle Fiandre, a Freccia, a Liegi, a tutte quelle classiche. Matteo Ferrari, insieme a Paolo Baldi, condivide l'ammiraglia della prima squadra di Aromitalia Basso Vaiano, la squadra elite femminile che tra qualche giorno si dividerà tra il Dubai Tour e la settimana valenciana, testimonianza dell'incisività e della grinta con cui avete impostato l'intero calendario gare delle vostre ragazze per il 2020. Sì, ormai siamo pronti e prossimi a questo debutto stagionale. Tra poco meno di una settimana partiremo, parte della squadra per Dubai, l'altra parte della squadra per la Valenciana. Siamo pronti e vogliamo far bene, abbiamo un ottimo organico e pensiamo che quest'anno veramente possiamo toglierci le grandi soddisfazioni. L'esperienza di Rasa Lele Vite, la scelta di confermare un blocco forte che era già con voi negli scorsi anni e l'innesto di elementi giovanissimi ma con un grande palmarès, ingredienti fondamentali. Sì, anche quest'anno abbiamo deciso di lavorare in questo modo, muovendoci sul mercato in maniera, a mio avviso, molto intelligente. Siamo andati a riconfermare un blocco storico di atlete ormai da diversi anni che lavorano insieme a noi, e siamo andati ad inserire dei tasselli come Sofia Collinelli, Nicole D'Agostin, Anastasia Carbonari, che erano proprio congeniali a questo tipo di lavoro, erano degli elementi che ci mancavano probabilmente in squadra negli scorsi anni, quindi siamo andati a colmare questo piccolo gap. In modo... Unica squadra italiana lo scorso anno capace di vincere una tappa del Giro d'Italia, ma non solo, una stagione brillante quella del 2019, c'è comunque la necessità, il dovere e il piacere di riconfermarsi in vista del 2020. Certamente, l'anno scorso abbiamo fatto qualcosa veramente di grande, anche grazie comunque alle nostre ragazze, ai nostri sponsor, a tutti quelli che comunque ci seguono durante l'anno. Quest'anno a raggio forza dobbiamo riconfermarci e cercheremo anche di toglierci qualche soddisfazione importante. Rivincere una tappa al Giro non sarà certamente facile, però ci proveremo.
Stefano Bigozzi al timone del terzetto della squadra juniores femminile di Aromitalia Basso Vaiano. In fase di presentazione lo slogan era poche ma buone, ma in effetti è così, tanta qualità atletica pronte a lasciare il segno in un calendario molto fitto come quello nazionale femminile. Sì, abbiamo inserito queste tre junior nel gruppo Elite, quindi stiamo lavorando per la crescita, per poterle presentare al meglio fra un anno o due quando passeranno. E comunque adesso ci siamo, le ragazze si stanno impegnando, sono molto contento perché le due primo anno che vengono da grossissimi problemi stanno migliorando e siamo state in ritiro con le Elite, sono state molto brave. E abbiamo anche una new entry che è Giada Borghesi, una ragazzina che non conoscevo e sinceramente da quando faccio il femminile ragazze che vanno forte così in salita non ne ho avute, quindi quest'anno comincio a essere molto fiducioso. Valentina Santoro, 13 giovanissimi, 12 maschietti e una ragazza, firmato Aromitalia Basso Vaiano il vostro progetto, un progetto che unisce l'aspetto tecnico, l'aspetto ciclistico nel senso puro del termine con quello più sociale ed educativo. Sì, no, infatti noi seguiamo questi bambini, era già diversi anni che siamo appunto con il Vaiano. E questi ragazzi di anno in anno stanno mostrando una grande crescita di già quelli che sono partiti all'inizio e che piano piano si ottengono miglioramenti anno dopo anno, in più si aggiungono altri bimbi, infatti quest'anno abbiamo anche due G0 che diciamo nella storia del Vaiano Bike giovanissimi sono i primissimi, quindi è una bella soddisfazione prendere bimbi dalla tenera età e appassionarli a questa disciplina che è stupenda secondo me, quindi è una bella soddisfazione, cerchiamo appunto di ottenere migliori risultati soprattutto per loro che si divertono appunto e raggiungono questi risultati. Aromitalia Basso Vaiano e Vaiano Bike solcano anche i sentieri del fuoristrada con i 27 protagonisti della disciplina dell'enduro, questa disciplina riservata a chi ama le prove di regolarità, tecnica e precisione nel vostro mestiere sui pedali. Certo, sì. Noi nella nostra specialità appunto c'è tantissima anche componente tecnica e infatti ci vuole tantissimo anche precisione di guida oltre a forza fisica per poter gestire comunque la bicicletta sui sentieri in discesa. E i risultati non tardano ad arrivare con titoli regionali già nella vostra bacheca. Sì, abbiamo avuto un ottimo risultato con una new entry del 2019 che è stato appunto Tommaso Di Peppo e è stato inaspettato, però comunque siamo soddisfatti, ha vinto la maglia del regionale appunto di Enduro Under 23.
Paolo Sangalli, tecnico della Nazionale Azzurra di ciclismo femminile. Oggi si apre ufficialmente la stagione 2020 di Aromitalia Basso Vaiano, squadra decisamente cresciuta sotto l'aspetto tecnico ed atletico, squadra che farà dell'attività a volte doppia uno dei punti cardine su cui impostare la stagione, e per voi tanti argomenti a disposizione per impostare al meglio la Nazionale Azzurra anche con ragazze di questo team. Sì, oggi inizia per loro la stagione ufficialmente. È sempre un piacere essere qui a Vaiano e in Toscana, perché è una squadra molto importante a livello nazionale ed internazionale, quindi è sempre un piacere e auguro ogni bene e ogni risultato alla squadra. Un anno importante al 2020, l'anno dell'appuntamento quadriennale con i giochi olimpici su strada e a cronometro, ma ovviamente busseranno alla porta dei mondiali importanti come quelli della Svizzera e campionati europei in Italia. Esatto, oltre alle Olimpiadi abbiamo i mondiali e soprattutto l'europeo a Trento, che diventa un appuntamento doppio per importanza perché si corre in Italia. La squadra di Patron Giugni presenta tante ragazze giovani, determinate, che già nella categoria junior hanno fatto vedere bellissime cose, e una Letizia Borghesi, reduce dal bellissimo successo nella tappa del Giro d'Italia, pronta e alla caccia della riconferma. Esatto, una squadra giovane e forte, e in un ambiente dove potranno lavorare e correre tranquillamente. Roberto Gualtieri del gruppo Colle, anche quest'anno pronti ad un'emozionante stagione affiancando Aromitalia Basso Vaiano, a caccia di successi, a caccia di soddisfazioni. Sì, speriamo che anche quest'anno, anzi come ha detto Patron Giugni, vediamo di migliorarsi. L'anno scorso ci sono state qualche vittoria, quella un'unica vittoria penso, e dei buoni piazzamenti. Quest'anno mi ha entusiasmato la squadra, tutte ragazze brave, anche carine, che non guasta, e veramente mi ha fatto piacere essere qui oggi e mi ha fatto piacere essere fra gli sponsor della squadra. Bosi, sindaco di Vaiano, ormai la piacevole tradizione della conferenza stampa che battezza la stagione 2020 di Aromitalia Basso Vaiano. Grazie a questa formazione Vaiano solca le strade del mondo e davanti a noi abbiamo un anno importantissimo come quello con i cinque cerchi, l'anno olimpico. Sì, è sicuramente il veicolo pubblicitario per il nostro territorio più importante, perché vedere il nome di Vaiano che varca i confini nazionali non è usuale, per cui dobbiamo ringraziare la grande operazione che fa Stefano Giugni con il suo staff per portare il nostro nome fuori. Devo dire, cerchiamo di stargli vicino, capiamo non è facile perché poi non è semplice affrontare le andate agonistiche, partiamo con tanti bei progetti, l'abbiamo visto, le ragazze sono molto cariche. Confermare non è mai semplice, però credo che, diciamo, i presupposti ci sono tutti. Stefano Giugni e il suo staff, competenza e passione, e ogni anno si migliora. Ogni anno riesce a stupirci, ogni anno riesce a migliorarsi e ci fa questi bei regali che è dato dalle vittorie, quella dell'anno scorso, insperata, bellissima, che abbiamo giocato insieme, è stata veramente una grandissima soddisfazione.
Maria Bruni, vicepresidente del Comitato Regionale della Toscana, e parliamo ovviamente di Federciclismo. Oggi vernissage ufficiale di Aromitalia Basso Vaiano, eccellenza di tutto il vostro movimento. Certo, è l'eccellenza del nostro movimento toscano, pratese e mondiale, si può dire, perché portano alto il nome della Toscana in tutto il mondo, per cui per noi è proprio motivo di veramente di orgoglio avere una squadra come il Vaiano nel nostro movimento ciclistico toscano. Stefano Giugni, l'emozione del battesimo che ogni anno si ripete per te, per i tuoi collaboratori, la tua Aromitalia Basso Vaiano pronta ad affrontare un anno importante come quello olimpico, forte di alcuni innesti molto importante e pronta ad un'attività di tutto rispetto in prima linea. Sì, diciamo, come dice te, l'anno olimpico, quindi un anno molto particolare e usciamo una stagione molto positiva per noi. E quindi dobbiamo riconfermarci, e non è mai facile riconfermarci e cercare anche di migliorare. Non solo la riconferma di una Letizia Borghesi proiettata ormai nella stretta cerchia delle grandi del ciclismo, ma tante giovani innestate, inserite, provenienti dalla categoria junior, davvero con ottimi palmarès. Logicamente il passaggio da junior a elite è molto importante, quindi non dobbiamo mettere né pressione né pretendere risultati da loro. Però il valore atletico c'è, quindi sicuramente qualcosa di buono riusciranno a fare. L'importante è lasciarle con tranquillità crescere, anche che ci sono atleti come la Rasa che hanno un'esperienza e da poter veramente contarci. Il doppio debutto in terra mediorientale con il Dubai Tour e in terra iberica con la settimana valenciana dimostra l'impegno in prima linea da parte tua e di tutto il team, la doppia attività in partenza e poi un calendario fittissimo. Sì, quest'anno abbiamo deciso così perché diciamo, i nostri tecnici, valutando il valore dell'atleta e le loro caratteristiche, abbiamo deciso di fare partenza a Dubai e Valencia. Fra l'altro a Dubai ci tratterremo 3 giorni in più perché le nostre ragazze saranno testimonial del mondo femminile nel mondo arabo e quindi diciamo, sì, siamo un po' portatori di quello che è il valore donna in un mondo in cui diciamo, sì, sono un pochino indietro rispetto al mondo europeo. E a rendere ancora prezioso questo progetto c'è un pool di sponsor fantastico, tante aziende che hanno riconfermato la loro presenza, nuovi innesti a dare linfa vitale a tutta la vostra attività. Sì, abbiamo Aromitalia che rimane sponsor ed è importante, come sono tutte del resto importanti, dal piccolo al più grande. Basso ci ha fornito delle biciclette che sono veramente, veramente dei gioiellini. E quindi che dire, ci sono tutti i presupposti tecnici per poter far bene. E oggi qui alla Villa del Mulinaccio di Vaiano tanti amici, tanti tifosi a dimostrazione della visibilità e dell'affetto che la squadra conserva negli anni e continua a mantenere fra gli addetti ai lavori e non solo. Sì, è vero, ci sono tantissime persone e quindi sono contento.